Bentornati in mia stanza e vorrei partire dicendo che sono sbarcata su Snapchat con il solito nome, la stanza di Sara, quindi non ho tante cose ancora, però comunque ci sono e se volete il nome lo metto giù nell'info box. E questa volta vorrei cominciare con un video dei prodotti finiti, diciamo per la cura dei capelli, make-up, eccetera. E ne ho messo tutti dentro una busta perché comunque sono tanti, perché sono circa 2-3 mesi che ho finito queste cose, quindi sono un pochino, spero di fare in fretta. Allora, cominciamo subito con una maschera. Queste sono quelle della Montagne Jeunesse e questa è quella in tessuto alla menta. Non mi è piaciuta tantissimo, più che altro perché mi bruciava gli occhi, così come un'altra di queste maschere non in tessuto, però mi bruciava da morire gli occhi, quindi non sono riuscita a tenerle 5 minuti che dice qua, perché davvero mi bruciava tantissimo gli occhi, quindi non mi è piaciuta tanto, anche se costa poco. Di maschere ho solo quella, tutto il resto è per i capelli praticamente. Questo è un balsamo, è il balsamo per i capelli all'olio di argan ed è della BioQ, senza no siliconi, paraffine, parabeni, oli minerali, PEG. È vegano, anzi è un balsamo, è non testato sugli animali, è davvero buono. Io di questo uso anche lo shampoo, però ho notato che un po' mi appesantisce i capelli, nonostante qua ci sia scritto per tutti i tipi di capelli, i miei li appesantisce un po'. Infatti io uso, preferisco quelli dei provenzali, l'ultima serie diciamo uscita, quello è l'olio di lino, se non sbaglio, i semi di lino, qualcosa del genere, comunque molto buono. Però con magari non usato insieme al suo shampoo, ad esempio io all'inizio lo usavo con un altro shampoo, adesso invece ho finito questo e sto usando solo lo shampoo con l'altro balsamo e mi trovo molto meglio con l'altro, anche se devo dire che un giorno ho usato questi due, shampoo e balsamo, e praticamente ho fatto i boccoli e sono rimasti tutto il giorno, anche il giorno dopo sono rimasti perfetti, quindi va bene per fare i boccoli questo shampoo, questo balsamo anzi. L'altro balsamo che avevo usato tantissimo tempo fa è quello della Sunsilk, liscio perfetto, bla bla bla, cose che praticamente cose siliconiche che fanno sembrare che hai i capelli perfetti, quando invece non è vero, perché i miei capelli, essendo colorati da tantissimi anni, sono un po' bruttini, poveracci. Quindi fanno sembrare i capelli belli quando invece non lo sono. Poi un altro, questo cos'è? Lo shampoo. Oh, lo shampoo della Fito. Questo mi era piaciuto tantissimo, l'ho usato tantissimo tempo fa. Mi era piaciuto tanto. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è che la confezione è in latta, quindi non riuscivo a spremere per farlo uscire e ogni volta ero lì 20 anni per far scendere il prodotto così nella doccia e vai. Comunque è un buon prodotto anche se cambierei la confezione, però si può sempre riusare una confezione in metallo. Poi io uso costantemente questo prodotto ed è il Nivea sotto la doccia balsamo corpo. Praticamente voi lo mettete dopo che vi siete lavate, ancora sotto la doccia, lo spargete, lo lasciate agire 2 minuti più o meno e praticamente poi lo risciacquate ed è una specie di crema da risciacquare e vi rende la pelle morbidissima. Non ne mettete troppo perché sennò rimanete untuose, è strano, però è buono, davvero molto buono. Infatti ho la scorta privata. Ok, sempre per i capelli, questo trattamento intensivo di ricostruzione con cheratina liquida per capelli danneggiati, praticamente termoprotettore da mettere dopo che i capelli sono lavati, prima di asciugarli. Non mi è piaciuto tanto perché comunque non ha ricostruito un tubo. Sarà che i miei capelli sono particolarmente danneggiati, ma questo prodotto non mi ha fatto impazzire.
Poi, sempre per i capelli, ho un sacco di roba per i capelli. La maschera L'Oreal Elvive, questa è Total Repair 5 o 5. Questa mi era piaciuta, anche se adesso sto cercando di passare ai prodotti un po' più bio, diciamo, per quel che possono essere utili per i miei capelli. Mi era piaciuta tanto, questa è davvero molto buona, anche se quella che sto usando adesso di maschera, che è bio, che è la maschera uguale al balsamo, mi sta piacendo quasi quanto questa ed è bio, quindi purtroppo costa un po' di più rispetto magari a questa o comunque le cose non bio che si trovano in commercio. Quindi sempre per i capelli avevo provato questi, le ampolle Pantene Rigenera un minuto, che promettevano di avere praticamente capelli nuovi in un minuto. Non fanno un tubo, cioè è ancora peggio della maschera, non fa niente, sono inutili, perlomeno sui miei capelli. Tutto quello che dico è mio parere personale, che ho provato sui miei capelli, quindi per me queste fanno schifo, cioè non mi sono piaciute tanto, costano molto, sono poche, perché se non sbaglio sono 4 o 5 nella confezioncina, costano 6 euro. Io ci ho fatto forse 2 lavaggi con questa, però non ci sono i risultati che io vorrei da una maschera che dice di darti praticamente capelli nuovi, quindi... Poi, allora, per il corpo avevo provato questa maschera, non maschera, Talasso Scrub rimodellante della Geomar. Questa è quella al sale marino e polvere di caffè, nutrimento cutaneo intenso, effetto seta, bla bla bla. Rimodella, non rimodella, perché se sei in carne, come si dice adesso, se sei in carne di certo non ti farà magra o comunque non toglie la cellulite, non fa niente. Ti dà una bella pelle, cioè la fa liscia, bella, quello sì, quello lo fa. E tanto, perché sono 600 grammi e io l'avevo presa, mi sa, al supermercato. È buona, è una buona scrub. Mi è piaciuto tanto, però non l'ho ricomprato, adesso sto provando altri scrub. Poi, siamo quasi addirittura ad arrivo. Ho finito questa crema dell'acqua alle rose, idratante, è piccolina, è blu, è carina un sacco la boccetta, comunque mi è piaciuta tanto, anche se ha un fortissimo odore di rose all'inizio, cioè appena la stendete l'odore è fortissimo, però dopo un po', dopo che si assorbe, l'odore sparisce completamente. O quasi completamente, almeno non vi disturba tanto quanto ha disturbato me i primi secondi. È davvero molto buona, nutre la pelle, la idrata, mi è piaciuta davvero tanto, per essere oltretutto una crema low cost, quindi promossa. Poi gli ultimi due prodotti, allora uno è questo, un profumo della Essence, e questo è Candy Shop. L'ho preso, allora i miei profumi durano da qui all'eternità, è come lo smalto nelle unghie di piedi, vi durerà, se lo lasciate vi durerà fino alla morte probabilmente. Questo è molto dolce, io adoro i profumi dolci, quindi vado pazza per queste profumazioni tipo caramelle, cose così. Questa era la versione, se non sbaglio, piccina, perché mi sa che c'era anche un po' più grande. Comunque, questo è un sacco buono e purtroppo non l'ho più rivisto nel reparto Essence. Ho visto altri profumi, ma non questo. Quindi, vabbè, tanto ho tipo 20 profumi da finire ancora, quindi però un sacco carino. E l'ultimo prodotto, questo è probabilmente il più buon burro cacao che io abbia mai provato in tutta la mia vita. Io ne ho provati tanti perché ho sempre, costantemente, le labbra secche, però questo è davvero qualcosa di fantastico, se magari vi dico il nome è anche meglio. Comunque è il burro cacao con bacche nordiche della Neutrogena, è qualcosa di fantastico. Io la prima volta che l'avevo provato
l'ho messo la notte. Il giorno dopo mi sono svegliata ed era ancora lì, cioè comunque le labbra erano idratate, quindi era fantastico. Mi sono trovata davvero bene, è uno dei più buoni burro cacao che abbia mai provato finora, come ho già detto prima e non lo ripeterò ancora. E l'ho finita, infatti ho anche tentato di scavare un po' per tentare di togliere la fine. Questo non penso sia vegano, come qualcosa che ho nominato prima, ovviamente non lo è, non è senza parabeni, non è senza niente, però lo amo alla follia, tipo, cioè, ci sarà una storia d'amore tra noi due. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!